Video news di lunedì 24 ottobre 2022, questi i titoli: raid dei ladri, recanati, sparita anche una pistola, il commissario Legnini, cittadino onorario di San Ginesio, a Civitanova Marche riapre il cinema Rossini, infine per lo sport, calcio, sconfitta a Montegiorgio per il Tolentino. Bentrovati, apriamo come sempre con la cronaca. Raid dei ladri nel weekend a Recanati, due colpi andati a segno in due diverse abitazioni, uno tentato e sparita anche una pistola. I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari dell'abitazione e sono entrati in azione in via Carlo Urbani e poi in viale Aldo Moro nel quartiere di Fonti San Lorenzo. E da Recanati andiamo a Macerata, dove i vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in via della Pace per l'incendio che si è originato all'interno di un garage. La squadra dei pompieri del comando centrale del capoluogo è giunta sul posto con due autobotti, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l'area dell'intervento. Non ci sono state persone coinvolte. Cambiamo invece provincia, andiamo in Ancona, dove c'è stata una aggressione a scopo di rapina nella notte in corso Carlo Alberto. Due persone di origine romena sono state identificate e arrestate dalla polizia per lesioni e per rapina aggravata in concorso. Entrambi, sempre in concorso tra loro, erano già stati denunciati per il medesimo reato ai danni di un supermercato qualche mese fa, sempre in Ancona. E lasciamo la cronaca per parlare invece di un fatto che sta facendo discutere, ossia la sentenza sul sisma dell'Aquila, che ritiene le vittime in parte colpevoli di quanto accaduto. Vediamo il servizio. Anche il comitato dei parenti delle vittime di Rigopiano ha partecipato all'Aquila alla manifestazione per protestare contro la sentenza riguardante le vittime del terremoto del 2009, un provvedimento che ha attribuito parte della responsabilità delle morti proprio alle vittime, scatenando polemiche e reazioni. In Italia, hanno detto i membri del comitato, ogni anno si verificano tragedie che si potrebbero e si dovrebbero evitare, dovute all'incuria, all'imperizia, alla mala gestione e al profitto. Per ognuna di esse il copione è più o meno lo stesso. Si contano numerose vittime e altrettante famiglie distrutte, condannate all'ergastolo del dolore e allo stillicidio di processi penali che durano decenni e che, quando non si conducono con la prescrizione, portano a condanne misere degli imputati tra sconti e saldi vari. Questa è la triste realtà della giustizia italiana, adesso aggravata da una sentenza del processo civile che ritiene alcune vittime del terremoto del 2009 all'Aquila in parte responsabili della propria morte, cioè da vittime a colpevoli. Un provvedimento definito assurdo, indicibile e disumano verso chi ha perso la vita quella notte e verso chi da allora sopravvive a questo immane dolore. Dobbiamo proporre al governo nel 2023 un salto rata dei mutui che contraggono gli enti e destinare risparmi a sostegno di famiglie e imprese. È la proposta avanzata dal sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, componente del direttivo nazionale dell'ANCI. I primi cittadini si sono dati già fra gli impegni prioritari l'interlocuzione con il nuovo governo circa la prosecuzione del lavoro sull'attuazione del PNRR, l'adozione di misure per far fronte agli aumenti di luce e gas, che si riflettono anche sui bilanci comunali, per cui sono necessarie risorse, e si è quindi ribadita la netta contrarietà ai tagli, ai trasferimenti agli enti locali. E dalla crisi andiamo invece ad una giornata di festa che si è svolta a Matelica in occasione dell'iniziativa di solidarietà organizzata dall'associazione Lulù e il Paese del Sorriso, che ha visto il suo culmine nella partita del cuore tra la nazionale italiana cantanti e il team Amici per la Vita. Il presidente di CNA Macerata, Maurizio Tritarelli, ha consegnato una targa premio all'allenatore dei cantanti Sandro Giacobbe. Nel corso della serata clou allo stadio Giovanni Paolo II di Matelica, il presidente della CNA ha quindi consegnato questa targa all'allenatore della nazionale cantanti. L'ho definito, dice Tritarelli, un artigiano della solidarietà, perché Giacobbe da sempre si è impegnato al massimo in tantissimi progetti di beneficenza. E a proposito di riconoscimenti, ne ha avuto uno importante dalla città di San Ginesio anche il commissario per il sisma Giovanni Legnini. Vediamo. La città di San Ginesio ha conferito la cittadinanza onoraria al commissario straordinario per il sisma Giovanni Legnini.
Sono mesi che ne parlavamo in Consiglio Comunale e devo dire che c'è stata fin da subito questa convergenza tra maggioranza e minoranza. È un qualcosa che va oltre, che deve andare oltre ed è andato oltre, perché chiaramente quando si parla di interesse della comunità siamo tutti, come dire, sul pezzo, compatti perché ciò avvenga. Quindi è un riconoscimento che credo, per quanto ci riguarda, ci onora quello che può essere poi il ruolo che dovrà far svolgere Giovanni Legnini. Noi ci auguriamo che rimanga assolutamente come commissario straordinario della ricostruzione, perché abbiamo visto che la sua macchina, il suo staff, i suoi uffici funzionano e servono da motore trainante per una ricostruzione veloce. Una grande emozione, insomma, tra tutti i titoli onorifici, quello di cittadino onorario è indiscutibilmente quello più denso di significati, perché ti lega a un luogo, a una realtà, a una città, alle persone. Le motivazioni sono ugualmente per me molto significative e importanti, e intrecciano peraltro anche non solo la mia esperienza recente, ma anche qualche aspetto della mia vita che oggi ho voluto ricordare. E questa antica tradizione giuridica di studio del diritto attraverso Alderico Gentili, che riuscì in un'impresa di straordinario valore nel 1500 ad essere uno dei fondatori in Europa del diritto internazionale, e poi c'è questa presenza dell'Ordine dei Caracciolini che qui a San Ginesio e nel mio comune, dove nel mio comune di origine, dove c'è un convento dei Caracciolini, dove c'era un sacerdote che è stato una delle persone che mi ha accompagnato nella mia formazione. Insomma, ci sono ragioni anche profonde che mi legano a questa città, a questo bellissimo borgo. Ancora il commissario Legnini, rivolgo sinceri auguri di buon lavoro alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alle ministre e ai ministri del nuovo governo. Così il commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini, ha salutato l'insediamento del nuovo esecutivo. Sono certo, ha detto, che il nuovo governo saprà ascoltare i cittadini, le imprese e i sindaci del terremoto per dare un nuovo impulso alle attività di ricostruzione in corso e il sostegno necessario per proporre a compimento una ricostruzione così complessa nel tempo più breve possibile. Dal commissario Legnini ci estendiamo all'Europa, perché i consiglieri del comune di Civitanova Marche, Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli, hanno presenziato a Roma l'apertura in anteprima dello Europe Experience, il nuovo spazio esecutivo dedicato all'Unione Europea e intitolato alla memoria dell'ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, in Piazzale Venezia. E da Civitanova Marche torniamo invece a Tolentino, dove è ancora abbastanza incendiata la polemica sui container. Ascoltiamo. Se l'assessore Giombetti parla di ridare la dignità a chi vive nei container, immagino che continua a ignorare il fatto che le persone che sono lì lo hanno scelto in alternativa a rimanere in strada, non sono stati deportati. Lo dice il capogruppo di minoranza di Tolentino, Silvia Luconi, in una lunga nota a sua firma. La domanda che faccio all'assessore, aggiunge, è la seguente: dove pensa di mandare tutta questa gente? Tutti saremmo stati in grado di chiudere l'area cacciando le persone entro una determinata data, ma ci sono ragazze madri, ci sono famiglie con 5 figli che adesso in lacrime non sanno a chi rivolgersi. Chi amministra dovrebbe finalmente capire come funziona la macchina amministrativa e dovrebbe finalmente aver capito da cosa sono stati provocati i ritardi nella costruzione degli appartamenti. Trovo grave il doppio pesismo di alcune parti politiche che, quando devono fare i programmi elettorali, si mettono sempre dalla parte dei più deboli, ma quando le consultazioni elettorali finiscono per i problemi reali dei più deboli che un'amministrazione comunale dovrebbe gestire, non spendono nemmeno una parola. Per quelle parti politiche una volta la tutela delle persone fragili era una priorità della quale non ci si poteva esimere. Adesso dov'è finito il coraggio delle azioni? Sono argomenti scomodi certamente, ma se si siede su quei tavoli bisogna confrontarsi. Dietro ci sono altre 100 persone ai margini della società che prima qualcuno facevano comodo per rubare qualche intervista e che adesso, a quanto pare, non servono più.
Ancora a Tolentino, il Circolo Culturale Tullio Colsalvatico organizza la 9ª edizione del premio Colsalvatico per opere di narrativa sul tema L'umorismo, un modo di guardare la realtà. L'amministrazione comunale ha ritenuto di poter aderire alla richiesta di patrocinio, rinviando ad un successivo atto l'eventuale concessione di contributi o altro beneficio economico, e pertanto con atto deliberativo è stato deciso di concedere il patrocinio del Comune di Tolentino al premio Colsalvatico per opere di narrativa sul tema L'umorismo, un modo di guardare la realtà. E da Tolentino ci trasferiamo a Civitanova Marche. Dopo la pausa estiva riprenderà giovedì 27 ottobre la programmazione cinematografica al Cineteatro Rossini, che vedrà nelle prossime settimane uscire i film più importanti dell'ultima parte della stagione. La direttrice pro tempore Paola Recchi si dice ottimista della situazione, guardando il potenziale delle due sale cittadine, incoraggiate anche dai risultati ottenuti negli ultimi mesi dal cinema Cecchetti dopo il ritorno alla fruizione totale dei posti a disposizione nelle platee. E da Civitanova Marche ci allarghiamo alle Marche, perché Risorgimarche ha ottenuto un importante riconoscimento. Vediamo. Ennesimo riconoscimento nazionale per Risorgimarche. Il forum Compraverde by Green, promosso e organizzato dalla Fondazione Ecosistemi, ha conferito il premio Cultura in Verde al festival ideato da Neri Marcorè e Giambattista Tofoni, per essere diventato, come evidenziato nella motivazione, un modello di turismo ad economia circolare in luoghi naturali e non antropizzati, un'esperienza che alimenta una visibilità significativa nei confronti dei luoghi e delle comunità colpite dal sisma, e soprattutto per essere un festival la cui buona riuscita è dovuta in gran parte al rapporto con il proprio pubblico, che viene introdotto alle buone pratiche e fatto partecipe della propria responsabilità sociale nei confronti dell'ecosistema e dell'ambiente. In occasione degli stati generali degli acquisti verdi, tenutesi a Roma, una delegazione di Risorgimarche ha ritirato il premio nell'ambito della conferenza denominata Un'estate burrascosa, le buone pratiche di sostenibilità nelle iniziative culturali alla vigilia dei CAM. Si è aperta ufficialmente la 57esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Fare gli onori di casa e ringraziare i presenti è stato il sindaco Luca Lisi, che ha anche chiamato sul palco di Teatro Conti tutti i sindaci del territorio colpito dall'alluvione dello scorso 15 settembre. In particolare e simbolicamente ha anche insignito della ruscella d'oro alla città di Pergola, che ha dovuto annullare la Fiera del Tartufo programmata nel proprio calendario. E torniamo in provincia di Macerata, perché il professor Umberto Galimberti sarà a Corridonia. L'appuntamento è fissato per il 10 novembre alle ore 21:15 presso il Teatro Velluti, nell'ambito della rassegna Parlare Futuro, lezioni d'autore. Il professore, fa sapere l'assessore Cesca, disserterà sulla grammatica delle emozioni per aiutarci a fronteggiare un periodo complesso sul piano lavorativo, economico e sociale, con tante incognite e cambiamenti in atto. E questa era la nostra ultima notizia per quanto riguarda le video news. Prima dello sport andiamo a vedere che tempo farà per la giornata di domani. Il meteo per martedì 25 ottobre 2022, cielo nuvoloso con schiarite nel pomeriggio, precipitazioni assenti, temperature in aumento, venti moderati o tesi sudoccidentali con raffiche fino a burrasca, mare poco mosso.